Illustri relatori hanno preso parte ad Acqui Terme al convegno Difendiamo la sanità pubblica, introdotto da Giampaolo Zanetta, ex direttore generale della SL Alessandria della Città della Salute e della Scienza di Torino, che ha tracciato un ricordo del professor Gianfranco Ghiazza a 5 anni dalla scomparsa. Lui è stato un grande interprete di una stagione di sanità vicina al paziente, vicino al cittadino, consapevole di quelli che erano i problemi delle realtà locali. Secondo me è importante perché è un insegnamento, un ammaestramento per tutti. Il tema sanità pubblica è stato affrontato dal consigliere regionale Domenico Ravetti e dalla segretaria regionale ANAAO Assomed Chiara Rivetti. La difesa della sanità pubblica è tutto, è un diritto costituzionale, ma è soprattutto la possibilità di restituire uguaglianza ai nostri cittadini, soprattutto quelli più in difficoltà, quelli che più hanno bisogno di uno Stato in grado di garantire liste d'attesa compatibili con le loro esigenze di salute e poi soprattutto una salute che non dipenda dalle disponibilità economiche, ma appunto dall'esigenza di risolvere un problema. Oh, anche questa mancanza di medici e infermieri certamente influisce sulle lunghe liste di attesa, soprattutto. Sì, questo è vero, c'è stata una programmazione errata, non c'è dubbio. Io penso, per esempio, che quelli che sostengono che i test d'ingresso in medicina siano obsoleti abbiano ragione, ma la sostanza delle cose è che noi dobbiamo assumere personale là dove serve e uno Stato lungimirante deve fare questo. E purtroppo la ASL di Alessandria non fa eccezione rispetto a tutto il Piemonte, a Nord del Vero, a tutta Italia, ma in Piemonte la situazione è particolarmente critica per quanto riguarda la carenza, di medici. Per la gestione di molti servizi alla popolazione bisogna esternalizzare a delle cooperative che mandano medici a gettone, affinché riescano a coprire i turni e garantire i servizi. Questa è una scelta forse obbligata delle ASL che certamente noi da anni critichiamo perché rischia di compromettere la qualità delle cure. Questo periodo non è semplice, riuscire ad assumere bisognerà cercare almeno di trattenere i medici che se ne vanno dal pubblico. Nell'ASL di Alessandria nel 2022 ben il 7% dei medici ospedalieri ha deciso di lasciare il posto pubblico per andare a lavorare nel privato o sul territorio e quindi di dimettersi spontaneamente.